Comunque sta cosa di uscire e rientrare da un checkpoint all'altro per ricaricarti la vita è sgravissima. Cioè ti permette veramente di farti quasi ammazzare e uscire e rientrare. Haru, ho deciso che è meglio lasciarla. A sto giro questa prigione le tocca perché Yatagarasu, gli angeli, comunque anche quelli con le spade ci crepano con i colpi di lanciagranate, voglio dire. Tanto vale usarla, tanto deve livellare, quindi ha senso tenerla in squadra. Ci ha portato fino in cima. Fin dove era necessario, guardate. Perché Makoto era indietro? L'arca dell'alleanza. Eccoti finalmente, scatola delle stronzate. Ti staccheremo la spina, rimetteremo in sesto le persone che hai incasinato il cervello. Benvenuti ladri fantasma, all'inizio del cammino che conduce alla terra promessa. La terra promessa non è preclusa a nessuno, anche voi potete accedervi. Rifuggite la maledizione imposta dal cuore umano, accettate il dono che vi viene concesso. Chiediamo scusa, ma saremo noi con le nostre stesse mani a forgiare il nostro cammino. Non ti permetteremo di cancellare ciò che ci rende noi stessi. Comprendo il vostro desiderio. Intendo scegliere il cammino facendo uso del libero arbitrio. È un desiderio ammirevole. Tuttavia, non è un proposito condiviso da molti esseri umani. Il desiderio delle masse è essere affrancati dal dolore e dalla fatica. Pregano affinché qualcuno ponga fine alla spirale di angoscia e disperazione innescata da chimere, aspirazioni e sogni irraggiungibili. La mia direttiva primaria è soddisfare questo desiderio ultimo. Durante il vostro viaggio l'avrete appreso di certo. Gli umani sono in balia del proprio cuore e questo può condurli alla perdizione. Siete fortunati a non aver incontrato un fatto simile. Dovete riconoscerlo tuttavia. Questo mondo trabocca di dolore. Lasciate che vi offra la prova tangibile di questa verità. Vediamo. La Madonna! È un Tesseract. Attenzione, si sta aprendo. Forse neanche del tutto. No, no, si sta aprendo e come? Ci sta dando prova della sua potenza. Della sua benevolenza. Sono da solo? Beh, non è la prima volta. La solitudine. Noi, radici e dell'ombra. Mie care pecorelle smarrite, sono qui per offrirvi la soluzione ideale a tutti i vostri affanni. Dovete soltanto seguire il sentiero. Ma Joker ha le scarpe marroni, davvero? Io ho sempre pensato che ce l'avesse nere. Ovviamente di qua non si prosegue. Vabbè, proseguiamo dritto allora. Vediamo dove finiamo. Oi! Minna doko da yo? Dou natteru? Esatto, ci penserà Emma. Cioè Emma vuole fare in modo che ci sentiamo soli e chiediamo noi il suo aiuto, secondo me. Non è un labirinto, perché è tutta dritta. Esatto, non fatemi ingannare. Esatto, è quello che vedo anch'io. Vedi, di qua c'è altra strada. Se io proseguo di qua, il controller trema. O magari tremava a prescindere che io lo facessi o no. Ehi, siamo usciti finalmente. State tutti bene? Siamo tutti interi a quanto pare. Possiamo prendere fiato. Ehi ragazzi, guardate un po' da cosa siamo appena usciti. Cos'è? Ma che diamine è? Non ditemi che...
Già, è un desiderio, ecco cos'è. È enorme, non abbiamo mai visto uno simile. Dato che le dimensioni di quell'affare dipendono dalla quantità di cuori risvegliati da Emma, direi che avremo il nostro bel da fare. E allora che facciamo? Dobbiamo rituffarci dentro? No, non servirebbe a niente. Ricordate le voci che abbiamo sentito? Sembravano così in pena. Per quel che ho sentito, pare volessero proteggere Emma. Esatto, è probabile che il desiderio delle masse sia tenere Emma al sicuro. Quel desiderio ci sta nascondendo la strada per arrivare a Emma. Tornando lì dentro non faremo altro che perderci di nuovo. Persino io faticavo a localizzarvi. Non penso che sarà in grado di guidarvi. Come possiamo salvare le masse senza un percorso che ci porti da Emma? Staccare la spina dal server? Ma se quello è un desiderio, non possiamo fare in modo che si materializzi inviando la lettera di sfida? Oh, giusto! Facendolo diventare un oggetto solido, non potrà più nascondersi il percorso. Allora il piano è inviare a Emma una lettera di sfida. Tu che ne pensi, Joker? Non saprei. Già, non so se una lettera di sfida potrebbe funzionare su una IA. In effetti, non è una preoccupazione infondata, visto che ora possiede il potere di un dio. Ehi, Joker, pensi di poter contattare i Cinose da qui? L'opinione della creatrice potrebbe essere utile. Buona idea! Il piano è questo, in sostanza. Allora, che ne dice la più esperta in fatto di Emma? Sono quasi certa che non avrà alcun effetto, ovviamente. Emma simula costantemente tutti gli ipotetici scenari per testarli e determinare così la migliore linea d'azione. Nei suoi calcoli nulla viene trascurato o lasciato al caso. Inoltre, le è praticamente impossibile sentirsi confusa o irritata. Sì, ma stiamo parlando di una lettera di sfida. Non dovrebbe mettere in ansia almeno un po'. Emma vi ha osservato fin dall'inizio. È ben consapevole delle lettere di sfida e della loro funzione. Quindi in mancanza dell'effetto sorpresa non potremo avere il cambiamento di cognizione che ci serve. Più ne parliamo più mi sembra chiaro che la lettera di sfida non sarebbe di alcuna utilità. Però senza lettera... Già, senza lettera non potremmo proseguire. Fin quando le persone sentiranno il bisogno di avere Emma, non potremmo eliminare quella nebbia. Ah, ma che cazzo! Tutto intorno a quel dio farlocco come un branco di idioti. Ma che razza di vita è quella? Skull. Però, aspettate, non è strano? Perché tutti i desideri si stanno radunando qui? In che senso? Dov'è la gabbia? Già, qui non c'è alcuna gabbia e nessuno vi ha portato i desideri. La gabbia per i desideri, le ombre che avrebbero dovuto trasportarla qui. Mancano tutti questi elementi che abbiamo visto nelle altre prigioni. Forse perché la volontà dei proprietari dei desideri è diversa in questo caso. In che senso? Nelle altre prigioni i desideri venivano ghermiti forzatamente dal monarca. Emma invece non ha dovuto ghermire alcun desiderio. Anzi, questi sono stati offerti intenzionalmente dai loro stessi proprietari. Già, stanno implorando Emma, il loro dio, affinché li salvi. Stanno cedendo volontariamente i loro preziosi desideri. Ecco perché restano con Emma nonostante non ci sia alcuna gabbia. Le persone hanno semplicemente rinunciato ai propri desideri. Ma questo è... Tuttavia Emma non considera ancora tali desideri di sua proprietà. Tutto ciò che sta facendo è esaudire il vero desiderio delle masse. Forse è per questo che non c'è alcuna gabbia a contenere quei desideri. Perché Emma non li ha mai voluti? Questo spiegherebbe perché non hanno assunto una forma concreta. La volontà delle masse ha portato Emma ad acquisire uno status divino. Il desiderio che avete visto ne è la prova. Un momento... È il dio creato dalle masse. Se le cose stanno così, non basterà ricordare a tutti l'importanza dei propri desideri. Sì, esatto, grande Panther. Dobbiamo solo fare in modo che ricordino. Avranno avuto a cuore qualcosa nella loro vita, no? Riaccendendo quel ricordo, i desideri prenderanno forma. Fortunatamente non avremo a che fare con nessuna gabbia questa volta. Restituire i desideri ai loro proprietari dovrebbe essere più semplice. Ok, direi che abbiamo capito a chi inviare la lettera di sfida. Alle masse. Esatto, la invieremo alle persone che hanno ceduto i propri desideri. Grande, facciamolo. Lettera di sfida in arrivo, gente. E allora tutti al camper a scriverla. Ora dobbiamo lavorare un modo per consegnarla. Non funzionerà se non riusciamo a raggiungere ogni singola persona sotto il controllo di Emma. È per questo che ci sono i server. Non credo che i soliti metodi avranno effetto. Neanche le nostre voci sembravano poterli raggiungere.
Già, erano tutti intenti a fissare il proprio telefono. Tu che ne pensi, Joker? Dobbiamo usare Emma. Beh, sì, se riuscissimo a fare in modo che Emma mostri loro la lettera di sfida, potrebbe funzionare. Ma come possiamo fare? Non vedo alternative, dovrò hackerare Emma. Puoi farlo davvero? Normalmente ti direi che è impossibile. L'ultima volta che ho controllato i protocolli di sicurezza di Emma erano qualcosa di assurdo. Però devo provarci lo stesso, altrimenti sappiamo cosa accadrà al mondo. Vi consiglio di localizzare la stanza del server di Emma. È da qualche parte all'interno della Tokyo Radio Tower. È la vostra migliore chance per accedere al sistema di Emma. Hackerarla dall'interno è il modo più semplice per provarci da fuori. Che provarci? Ok, finalmente abbiamo il piano d'azione valido. Sì, per prima cosa hackereremo Emma. Poi invieremo la lettera di sfida alle masse soggiogate. Contiamo su di te, Oracle. Ah, sì, ok. Secondo me Ichinose sale fino alla stanza del server per aiutarci. La butto lì. Ora che abbiamo una strategia dobbiamo darci una mossa. Non resta molto tempo. E allora si torna alla stanza del server.